in fondo, la nostra intervista si conclude con un'intervista a Nila Alung, una delle due titolari di Bibenda Assisi. La nostra prima domanda appunto è: perché Bibenda Assisi e quindi perché questo wine bar e anche perché ad Assisi? Vedi che il territorio umbro è ricchissimo dei diversi vitigni che appartengono al patrimonio ampelografico di Umbria. Quindi nella nostra enoteca Bibenda Assisi andiamo ad aiutare a scoprire a tutti gli appassionati del vino i prodotti soprattutto locali, cominciando da DOC Assisi. Attraverso altre denominazioni umbri come Sagrantino Montefalco, Montefalco Rosso, Orvieto, Rosso Orvietano, Orvieto Classico, Colli Martani, Colli Perugini e tanti altri. E così passando dal sud verso nord Italia, viaggiamo con un bicchiere a mano attraverso tutta Europa e il Nuovo Mondo. Nel nostro locale potete trovare vini di qualità altissima, a tutti i prezzi, quindi sarà possibile degustare un bicchiere, fare proprio una degustazione, magari confrontando con altri vini di stessa tipologia, oppure condividere la vostra bottiglia con amici, oppure con le persone sconosciute che si trovano nello stesso momento nel nostro locale su un altro tavolo. Potete ordinare i nostri vini anche da casa. Che riguarda i vini internazionali, andiamo alla scoperta di Francia, quindi Bordeaux, Valle del Rodano, Borgogna, migliori champagne, vini alsaziani. Non potevano sfuggire i vini tedeschi, nomi come Gigi Prum, Dr. Lossen e gli altri. Tutte queste etichette potete tranquillamente, a prezzo correttissimo, trovare nel nostro locale. Siamo indirizzati verso anche il Nuovo Mondo, quindi vini poco conosciuti, cileni, vini di Nuova Zelanda e Australia, eppure vini di California, come soprattutto Sonoma Valley e Napa Valley. Vi aspettiamo nel nostro locale anche per fare i piccoli abbinamenti, quindi andiamo a scoprire il segreto, il mistero di questo matrimonio perfetto cibo-vino. Puntiamo tantissimo sul prodotto locale, perché di nuovo Umbria è ricchissima anche dei prodotti tipici di altissima qualità. Nel primis DOP Umbria, olio extravergine di oliva, prevalentemente moraiolo. Un altro prodotto pregiato dell'Umbria, IGP, prosciutto di Norcia. Non mancheranno nel nostro locale formaggi di Assisi come ricotta, ricotta salata, formaggi al tartufo e soprattutto anche pecorino umbro, un pregiatissimo prodotto locale. Andiamo a assaggiare questi prodotti e non solo dell'Umbria, possiamo spaziare in Francia, altre zone e così andiamo a capire come si abbina cibo e vino. Ne sono sicura che il vino vi svela i segreti, i misteri e così arriviamo all'arte, al punto più alto di capire come si beve e mangia giusto. Ne sono sicura che riusciamo a trasmettervi il nostro amore, la nostra passione verso il vino, sia io che la mia collega Brenda McLaren, sommelier di California. Nila, sicuramente ci riuscirei perché ce lo stai già trasmettendo, quindi come dire, non è una cosa che verrà in futuro, ma proprio si sente dalle tue parole e da quello che stai dicendo. Noi ti facciamo tantissimi complimenti perché il locale è molto bello, è molto raffinato, coniuga come dire un binomio tra classicità, innovazione e contemporaneità, quindi grazie. Vi aspettiamo per moltissimi appuntamenti enologici con
personaggi del mondo del vino, sia femminile, come per dirvi una produttrice della nostra DOC Assisi, giovanissima Susanna Bianconi, sia vini, noi andiamo tanto femminile, prodotti da enologa della cantina Caprai, Alessandra Bartoli. Bene, allora grazie, grazie mille, ti facciamo i nostri migliori, il nostro più grande in bocca al lupo e mi raccomando non dimenticate Bibenda Assisi, grazie. E ultima frase, ancora. Vi invito ad osservare il tramonto ad Assisi, una cosa indimenticabile. Perché Assisi? Perché abbiamo scelto Assisi? Come sapete, la storia del vino da sempre è legata con la Chiesa. Per dirvi, più principali vitigni che si trovano in Umbria, come Sagrantino e Grechetto, sono stati introdotti dai frati francescani. Ma noi siamo ad Assisi, è la patria di San Francesco, di Santa Chiara, quindi proprio frati francescani hanno introdotto Grechetto dalla Grecia e pure Sagrantino d'Asia Minore, forse da odierna Turchia. Quindi io credo è stato un destino. Non dimenticate di tramonto di Assisi. Assisi, vorrei finire descrivere questa città che fa parte del patrimonio di UNESCO, tutelata da UNESCO, come dice la mia amica di cuore Rita, è uno spettacolo. Grazie, grazie mille Nila e ancora congratulazioni e complimenti per questo bellissimo locale, grazie, grazie. Ecco qua il locale, lo vediamo pieno di gente, adesso entriamo con Jacopo, abbiamo fatto molte interviste che poi vi faremo vedere, adesso entriamo nel locale e vediamo tutte le persone qui che stanno gustando appunto il vino e i prodotti tipici locali, appunto come ci stava dicendo il presidente di Bibenda e Nila Alung. Non so, magari possiamo chiedere anche qualche, come dire, qualche parere adesso appunto agli ospiti di Bibenda. Signora, mi scusi, possiamo disturbarla per chiederle un parere su questo locale? L'ho sconvolta? No? È appena arrivata, però come dire, un commento ex abrupto appunto d'insieme. Vino molto carino, molto bello, bello, mi piace molto. Bene, quindi da ritornarci, un locale da frequentare? Sì, sicuramente sì. Bene, bene, la ringraziamo moltissimo, buon proseguimento. Adesso andiamo a cogliere qualche altro parere qua in giro, magari qualcuno che non è troppo affaccendato. Possiamo disturbarlo un secondo per chiederle un parere su questo locale? Ottimo, ottimo, mi scappa da dire abbondante. Ottimo, abbondante. Prendendo un po' la frase dell'Albertone, lei se lo ricorda Albertone? Ero piccolo però qualcosa mi ricordo. Ottimo, abbondante, è simpaticissimo, carinissimo. E poi i gestori sono veramente eccezionali, li conosco, sono amici eccezionali. Quindi grande professionalità e grande, quindi grande binomio. Grande futuro. Bene, allora facciamo i migliori auguri a Bibenda e anche a Assisi appunto per aver accolto questo premio. Certo, Assisi poi straordinario, ce l'abbiamo nel cuore. Assisi in the world, quindi mi verrebbe. Yes. La ringraziamo. Ciao. La ringraziamo ancora, vediamo, possiamo chiedere un parere adesso. Però sono un po' occupati, allora proseguiamo ancora il percorso, andiamo a un tavolo, andiamo a sentire ancora qualche parere. Ora, perdonate, possiamo chiedere un parere al volo su questo locale? Grazioso questo locale, no? L'antichità e la modernità, messo molto molto bene. Ma mi piace che sia lei una californiana che apprezza questo, quindi ci torneremo. Torneremo, infatti è molto piacevole sapere che poi una ragazza californiana ha deciso di trasferirsi ad Assisi. Speriamo di bere anche dei vini della California. No. Vini californiani, lo sapete che a Londra bevono moltissimo vini californiani appunto. Perché non ne capiscono. Perché costano di meno rispetto a quelli francesi e quelli italiani. No, tra i vini italiani, dalle Alpi a Pantelleria, ci sono tanti vitigni, tanti climi, quindi c'è una scelta infinita. Adesso poi anche gli italiani lo fanno bene il vino, hanno imparato bene. Assolutamente, un parere possiamo chiederle? Sì, veramente una bellissima serata, è un'accoglienza eccellente, veramente bella, una bella esperienza.
quindi una bella atmosfera. Caro Jacopo, no, andiamo a chiedere un ultimo parere qua a questi due ragazzi. Adesso perdonateci per un commento al volo su questo locale. Sono figlio del proprietario, quindi non sono un obiettivo. Bene, ma allora possiamo però fare i complimenti anche a lei. Grazie, grazie. Veramente un bel locale, quello che ci voleva, un locale giovane, allegro, piacevole. Quindi sicuramente lei ritornerà qua. Sicuramente sì. Bene, bene, bene. Allora finiamo la nostra intervista chiedendo un parere. No, non mi dica che l'abbiamo colta alla sprovvista. Per nulla. Stavo aspettando giusto l'intervista. Ah sì, le mancava stasera, dopo il vino, il salame e il formaggio, la mozzarella e l'intervista. Allora, un parere. No. Il posto è molto carino. Ci voleva, cioè almeno io da Assisi sarei felice di poter uscire qualche sera e fare qualcosa di divertente, quindi l'ho già detto anche insomma ai proprietari che è una bella idea, soprattutto se poi magari riescono ad arricchirla con, che ne so, musica live, qualche serata particolare sarebbe molto bello. Comunque il posto mi piace. Bene, io dall'accento capisco che lei non è di qua, lei è toscana. Io sono, no, niente. Nulla. No, sono calabrese. Ho studiato a Roma, sono trapiantata in Umbria da una decina d'anni e l'accento non lo so, perché da dove venga non lo so, sinceramente è un po' un mischiaticcio, perché tra persone che ne so, chi è scozzese, chi è americano, chi di qua, chi di là, poi alla fine si è fusa questa cosa. Sembro toscana, ma non lo è, non lo è. Comunque, indipendentemente insomma dall'origine della provenienza, le auguriamo un buon proseguimento e quindi sicuramente lei la rivedremo qua in questo. Sì, sicuramente, gliel'ho già detto che spesso, cioè, ho intenzione di tornare anche per godermelo un po' di più, insomma, ovviamente in una situazione più tranquilla, che ci sta. Bene, la ringraziamo e buon vino. Prego. Caro Jacopo, siamo in chiusura, non so se vogliamo chiudere. Qua possiamo farlo, allora vi ringraziamo e andate appunto a vedere questo video su YouTube, su Cantata da Camera, e questa veramente è la nostra esclusiva questa sera e possiamo appunto consigliarvi di venire qua, magari anche in dolce compagnia, perché no, appunto, in qui a Bibenda, in Assisi, e naturalmente poi dalle parole di Nila potete capire che il locale veramente merita. Vi ringraziamo. Io e Jacopo da Cantata da Camera.